Siamo a Pessici con Nardelli Raffaella, che è l'organizzatrice della mostra. Ci parli un po' di questa mostra. Sì, allora questa iniziativa si inserisce all'interno di un progetto più ampio, che è quello di un gemellaggio tra la città di Peschici e un'altra città russa che pratica lo stesso culto di Sant'Elia, che poi è il culto centrale anche di Peschici. E quindi l'artista Curzio Vivarelli fa insomma queste opere, Ebbene è sull'artista. veneto, è di Verona. E influenzato dalla corrente del futurismo. Futurismo russo, quindi inserisce all'interno delle sue opere, all'interno dei paesaggi veneziani, perché appunto lui proviene dal Veneto, queste insinuazioni un po' ortodosse, un po' russe, sovietiche, insomma, in chiave futurista. E ha fatto la stessa operazione anche con i paesaggi garganici. Quindi io ho organizzato la mostra, l'esposizione in due sezioni differenti, quindi quella dedicata alle fantasie russo-veneziane, appunto, e qui possiamo vedere questi paesaggi veneti con insinuazioni russe, e fantasie russo-garganiche, appunto, paesaggi Le torri di garganici, avvistamento. con le torri di avvistamento, sì, vari Sì. scorci garganici, si va da Peschici, Vieste, Borgo Segezia e anche Vico del Gargano, con la stessa operazione, quindi insinuazioni russe, quindi vediamo chiese, piccoli cremlini, diciamo, che si stagliano tra i pini marittimi e quant'altro, ecco. Poi passando proprio all'allestimento che ho progettato, proprio per potermi ricollegare un po' alla matrice futurista, quindi l'esaltazione del progresso, della macchina, ho deciso di allestire un cantiere aperto, poi fondamentalmente, quindi utilizzando materiali quali tubi di rame o ponteggi da imbianchino per fare supporto qui per le brochure, o addirittura ho preso in prestito i cavalletti per i ponteggi per poter sospendere i quadri. Quindi ho cercato di ricreare un po' questa atmosfera da cantiere, proprio per cercare di ricollegarmi alla matrice futurista. Siamo con Curzio Vivarelli, l'autore della mostra. Lei è veneto, sì? Sì, Come mai ha pensato di fare una mostra a Peschici? sono stato gentilmente chiamato, invitato da un mio contatto e amico peschiciano, particolarmente colto, particolarmente interessato al mio lavoro, che è un lavoro molto ristretto, molto di nicchia, non è un lavoro tanto di massa, e che mi ha proposto di venire ad esporre qui, ma non solo, ha anche indirizzato il lavoro in modo che potesse coinvolgere i panorami, le architetture di questo bellissimo paese che è Peschici, che io non conoscevo e ho potuto conoscere grazie a questo invito. E quindi era una domanda che le stavo per fare, se fosse stato mai a Peschici. Infatti lei mi sta dicendo che è la prima volta che viene a Peschici, Sì. sì. Però diciamo dalle sue opere si intravede che già conosceva qualcosa su Peschici, perché abbiamo visto le Sì, torri di certo. avvistamento che sono tipiche, diciamo, Sì. del territorio di Peschici. Sì. Allora, qui l'organizzatore, l'inventore dell'esposizione mi aveva detto: tu sei abbastanza ferrato con le tue fantasie russo-veneziane, potresti vedere, inventare qualcosa anche sulla nostra regione, sul nostro paesaggio, sulle nostre architetture, sulla nostra estetica. E io gli ho detto: certo che potrei, però dovrei avere una bella serie di immagini, di Certo, video, di questa è la torre di cose. Spinale, se non sbaglio, Sì. e questa è quella di Montepulci. Sì, ci sono passato davanti a questa qua. Questa è invece la torre del ponte di Sì, Peschici. la porta, con la porta che questa architettura medievale così variegata, E ha così. trovato delle analogie, diciamo, con quelle russe, ecco. Ci sono, allora, no, analogie in senso lato no, perché questa zona qua è molto più antica, cioè Peschici, con i suoi angoli, esistevano già prima che esistessero l'architettura russa per la quale noi abbiamo un interesse, perché la vecchia architettura russa era di legno,
Quindi no, non vi è analogia, vi è però una particolare possibilità di incontro, di incontro che è un incontro estetico. Cioè la bellezza di alcune cose russe, che sono abbastanza tipiche, si incontra benissimo con la bellezza di questi posti qua, di queste architetture pugliesi, di questo medioevo che avete voi e che è una cosa, come si dice, che non lascia insensibili chi ammira l'arte, chi ammira l'arte del costruire, che ammira l'architettura, insomma. E questo era il tema, perché io da Veneto sono stato reso edotto dall'organizzatore, ma non sapevo di questo gemellaggio. Per esempio, da noi a Verona o in Veneto i gemellaggi con la Russia sono, ne esistono, ma sono di altro tipo, sono più che altro import-export, sono economici, sono... Qui invece il gemellaggio avviene anche su basi devozionali, religiose, quindi è... E turistiche, direi. E turistiche, però vi è l'aspetto filosofico, devozionale, storico, che è... più peso, ha più interesse se lo osserviamo da un punto di vista filosofico. Queste raccolgono, questi volumetti raccolgono strada facendo, sono anni che vengono stampati, partono proprio dal novembre del 2015, 6 anni fa, quando ci fu la seconda esposizione, che fu a Dresda in Germania. E da lì piano piano stiamo, io con l'editore, che è una signora che fa, è la proprietaria delle edizioni del Tridente, stiamo facendo piano piano tutto il raccoglimento delle fantasie le più interessanti, le più notevoli, perché in realtà io ho oltre 1200 fogli, stiamo raccogliendo le più belle, le più significative. Questa è la sua quarta pubblicazione. Come dice? È la sua quarta pubblicazione. No, siamo arrivati alla nona. Alla nona, sì. Sì, sì. Siamo la collana delle fantasie russo-veneziane, è ormai arrivata al nono volume. E quindi bisognerà aspettare ancora del tempo, perché poi verranno il volume 10, l'11, il 12, e dopo comincerò anche a fare quello che riguarda gli altri, non più russo-veneziani, ma russo ed altri paesaggi italiani. Sindaco, una bellissima mostra che abbiamo già visto, che ha suscitato molto interesse, che è nata dal recente gemellaggio tra Peschici e una città russa. Che cosa ci dice a proposito? È un gemellaggio che deve veramente ancora nascere. E c'è un'associazione, l'associazione Puglia Russia, che ha proposto appunto al comune di Peschici di gemellarsi con una località della Russia che pare sia stata già individuata, ma che comunque non posso ancora dire, perché deve essere ufficializzato. Pertanto non appena avremmo definito nei dettagli quelli che sono i protocolli poi che vanno sottoscritti tra le due comunità, e allora ufficializzeremo anche il nome della città russa con la quale il comune di Peschici andrà a gemellarsi. Comunque quella odierna è una iniziativa voluta soprattutto dai giovani di Peschici, dai giovani di Gargano, che fanno parte di questa associazione Puglia Russia. E sono veramente molto soddisfatto, perché oltretutto è stata messa in piedi questa mostra di cultura, quindi serve l'iniziativa ad elevare ulteriormente il livello culturale della offerta turistica che si va a dare. Ma poi diciamo che è interessante, perché è rappresentato anche il nostro territorio. Se lei certamente gira, certamente c'è la torre di Montefucci, perfetto, ci sono la torre di Spinale, quindi ci sono i simboli del nostro territorio, i simboli identitari del nostro territorio, e vanno ringraziati, come dicevo prima, i giovani.
sono riuscito a mettere in piedi questa sinergia privato-pubblico, in questo caso il privato è rappresentato da giovani, e hanno messo in piedi questa iniziativa che ha un grosso respiro culturale, e lo hanno fatto dimostrando che non occorrono ingenti risorse finanziarie per potersi impegnare per il proprio territorio, ma basta semplicemente l'entusiasmo e la voglia di fare. E questo va evidenziato, questo aspetto, perché appunto ed è un fatto che ci crea entusiasmo per il futuro e tranquillità per il futuro, perché se questi sono i giovani, allora il Gargano può ben sperare ad avere un futuro di sviluppo, un futuro certamente all'altezza di quella che è la qualità del territorio. Infatti mi diceva l'autore che tutto è nato da un contatto di un ragazzo di Pestici con l'autore, che infatti, gli ha mandato delle foto del territorio, è nato tutto da lì, insomma. Perfetto, infatti è così. E allora veramente grazie. Questo, quello che vediamo, è tutta iniziativa di questi ragazzi che mi hanno chiesto la disponibilità del locale, e io molto volentieri ho avuto fiducia, ho affidato questo spazio che loro hanno recuperato, e vedo, anche senza chiedere nulla al comune, e quindi questo è un ulteriore messaggio che la comunità garganica deve ricevere, perché è possibile con questi giovani programmare, è possibile farlo, perché sono giovani di valore, di talento, e quindi bisogna assolutamente avere fiducia in loro. Grazie, signor.